Di che smartphone si tratta? Di Yukitel K6000 Plus, uno smartphone che può far parlare di sé, specialmente perché è stato in grado di migliorare se stesso già nella versione Pro e ora con la versione Plus risulta davvero accattivante. Abbiamo Android 7.0 Nougat, una batteria mostruosa da 6080 mAh e il chip MediaTek 6750T. Questo ha permesso di avere un salto di qualità importante rispetto al passato. Andiamo a scoprirlo in questa recensione completa. Il design di per sé non presenta particolari novità, infatti pesa circa 208 grammi e abbiamo comunque una dimensione importante, il che lo rende uno smartphone non per tutti. Io credo però che chi cerca uno smartphone affidabile per lavorare abbia trovato pane per i suoi denti. Esteticamente le novità riguardano solamente i tasti fisici ed il LED, infatti Yukitel K6000 Plus stavolta ha un tasto home centrale che funge sia da tasto fisico come tasto home che da lettore di impronte digitali ed affiancato da due tasti retroilluminati. Mentre sul lato frontale in alto troviamo il LED per le notifiche che prende diverse colorazioni a seconda delle impostazioni. In generale ho trovato una costruzione molto solida che non dà adito a scricchiolii e che si allinea totalmente ai battery phone come forma ed estetica. Frontalmente la fa da padrone poi il display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD basata su una tecnologia classica IPS LCD. Che cosa vogliono dire questi tecnicismi? Che comunque si ha una densità davvero degna di nota con un'ottima nitidezza e abbiamo un display che ha una luminosità massima maggiore rispetto a quella del modello Pro, abbinata poi a una serie di opzioni software in più, come per esempio la possibilità di attivare MiraVision di MediaTek e quindi di andare ad attivare ad esempio il filtro per la protezione dei raggi blu del display. A titolo di cronaca abbiamo anche un vetro Dragon Trail per la protezione del display dei graffi. Non manca poi la comoda possibilità di andare a settare la luminosità direttamente dalla barra delle notifiche. Ciò che lo rende veramente utile e davvero funzionale anche per chi vuole appunto lavorarci è la presenza del chip MediaTek 6750T. La differenza rispetto al modello precedente è appunto una GPU più avanzata che gli permette di elaborare filmati e contenuti multimediali in maniera molto più fluida e snella. Abbiamo poi 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, una dotazione che lo avvicina moltissimo ai top di gamma. Questi dati tecnici poi nella vita quotidiana significa che questo smartphone non fa sentire mancanze a chi lo usa e anche per chi dovesse ritenere 64GB una dotazione non ottimale per se stesso, allora si può andare ad installare al posto del classico dual SIM una micro SD che appunto entra nello slot ibrido. La tastiera funziona bene ed è inoltre ovviamente personalizzabile come tutti gli altri smartphone Android, potrete utilizzare quella che vi riterrete più comoda. Al di là di questo, anche la navigazione web, così come in generale l'utilizzo di questo smartphone per i contenuti multimediali, è davvero buono e onestamente mi sento di rapportarlo con gli smartphone che vengono venduti in questa fascia intorno ai 200€, se non fosse che appunto quel plus della batteria così grande. Le principali differenze rispetto poi ai top di gamma e agli smartphone di fascia superiore riguardano più che altro il tempo di caricamento delle app. C'è però una componente che non mi ha convinto al 100%, si tratta della fotocamera, che è ancora uno dei punti deboli di cenefonini di fascia media e a meno che non ci si spinga ai livelli più alti del mercato ne abbiamo trovato conferma in tantissimi modelli. Anche per questo smartphone troviamo infatti dei difetti negli scatti e ci troviamo a dover interpretare i risultati in relazione alle condizioni di luminosità. In buona luce ovviamente abbiamo ottimi dettagli, una buona risoluzione che è appunto da 16 megapixel e complessivamente le foto risultano soddisfacenti. Quando cala la notte e quando viene utilizzato soprattutto il flash, i risultati non mi hanno lasciato particolarmente soddisfatto, anche se l'applicazione che guida la fotocamera, quella di MediaTek, risponde pienamente alle esigenze anche degli utenti più esigenti, perché permette di applicare i filtri live, spostarsi comodamente nelle impostazioni più professionali come ad esempio quelle della gestione degli ISO, della temperatura del bianco e molto altro. Quindi diciamo che non è molto buono il sensore, ma al tempo stesso offre degli ottimi risultati se sapete un po' smanettare. Trovate come sempre le foto direttamente sul sito. Il sistema operativo è Android 7 Nougat nativo. Si tratta di una buona base fondata sulla versione più aggiornata del sistema operativo di Google e che rimarrà attuale il più a lungo possibile. Inoltre bisogna dire che Yukitel ha lasciato una personalizzazione basata soprattutto sullo stile MediaTek che può incontrare gusti dell'utente. Fondamentalmente si tratta di appunto un po' di icone rivisitate e qualche piccola chicca in più dal punto di vista software nelle impostazioni. Infatti abbiamo
la possibilità di andare ad attivare diverse opzioni come ad esempio le varie gesture, che sono pienamente implementate e risultano anche comode nella vita quotidiana. Purtroppo però non tutto è localizzato in italiano, ma per chi appunto conosce un minimo la lingua inglese si riconoscono diversi vocaboli base. Il fatto di avere Nougat come sistema operativo nativo rappresenta forse l'aspetto più apprezzabile in questo campo, perché non è ancora così, diciamo, comune vedere smartphone con versioni così aggiornate, e questo secondo me è un'ottima scelta di Youkitel per il suo K6000 Plus. Ciò che si cerca però da un battery phone è appunto un'ottima autonomia, e devo dire che Youkitel K6000 Plus non ha nulla da farsi recriminare. Infatti ho raggiunto anche i 2 giorni quando era appunto stato molto stressato, e i 4 giorni invece quando ho utilizzato molto meno questo smartphone. Non si fa mancare nulla, perché appunto abbiamo la possibilità di videogiocare, di utilizzarlo per lavoro, e è proprio la parte del videogaming quella che va a consumare più batteria, ma questo ce lo aspettavamo. A titolo di cronaca vi metto qui alcuni screenshot per darvi un'idea di come può calare la batteria secondo il vostro tipo di utilizzo. Anche nella parte telefonica si è comportato molto bene, non dandomi mai noie in questo campo. Inoltre il prezzo di circa 164 euro, quello cui appunto l'ho pagato comprando da tinydeal.com, lo rende sicuramente uno dei battery phone più interessanti insieme a Ulefone Power 2. Devo dire che quindi Youkitel K6000 Plus è uno smartphone tuttofare, pienamente in grado di soddisfare praticamente tutti i tipi di esigenze, a fatta eccezione per chi cerca una ottima fotocamera, che purtroppo non ritroverà in questo caso. Al di là di questo, vi consiglio di seguirci sempre su tecnologici.net, vi aspetto al prossimo video, un saluto e a presto da Stefano!